Popolo del trading, buonasera, eccoci. Allora, chiusura settimana. Dai, dammi il tempo un attimino di spiegarti qualche cosa. Poi avevo intenzione di fare magari nei prossimi video anche un po' di parole sui cicli, visto che li ho scoperti, in realtà no, nel senso che esistono di loro, no? Però li ho evidenziati con delle regole scritte nero su bianco 20 anni fa. Insomma, sono abbastanza, se non il primo, uno dei primi. Allora mi piaceva, ecco, condividere un po' il mio punto di vista sui cicli, così hai la possibilità di magari così farci dei ragionamenti. Allora, partiamo qui dal diario, no? Di trading, e inquadro questa parte qui. Poi ovviamente inquadrerò anche le altre parti, eccetera, eccetera, nelle prossime settimane, perché questa settimana qui ho pasticciato. Allora, mi senti, beh, non lo so, con un tono di voce spero vitale, energetico, eccetera, ma la mia vita è cambiata. La mia vita è cambiata, non quella lavorativa, un'altra parte. Non voglio raccontare più di tanto, ovviamente in Trading Room neanche ne ho parlato, però l'altro giorno è importante questo, perché comunque io non so se no, domani ci sarò ancora, per cui se vuoi veramente lasciare una traccia, la lasci seriamente. È chiaro che allo stesso tempo non mi voglia dare io in pasto nel web, perché sono affari miei, però il discorso è che la mia vita è cambiata dal punto di vista non mio personale, ma è come se fossi io la persona toccata in prima persona, per l'appunto. Quindi, detto questo, non dico nulla di più, se non che, e te lo dico seriamente, e credimi che in questa settimana ho capito tante cose che prima non capivo a livello umano. Abbi veramente cura di te stesso, di te stessa e di chi ti sta vicino e a chi vuoi bene, ovviamente, ma anche a chi nel caso non voglia tu bene o a chi ti stia sulle palle, perché ragazzi, ragazze, lo so, cioè Fabri, sei il filosofo del venerdì pomeriggio, si vive una volta sola. Quindi cerca di inglobare nella tua giornata anche il trading. Anche quello, anche quello, anche quello, anche quello, ma ricordati queste parole, nel senso che le sai, è ovvio, le sappiamo tutti, ma quante volte ce le ricordiamo? Allora, magari il mio ruolo oggi è di ricordarlo, questo banale concetto, a chi mi stia ascoltando, e magari tra di voi qualcuno o qualcuna gradirà ricevere anche questa energia, perché penso che possa arrivare un'energia non quelle sbraito, urlo, eccetera, eccetera, ma un'energia dove dacci dentro. Da tutti i punti di vista, qualsiasi sia la tua condizione, hai solo una vita, quindi giocatela bene, ok? E abbi cura di te stesso, di te stessa. Detto questo, comunque nella mia giornata c'è anche il lavoro e quindi ho continuato ad operare, ma non nego, no, anzi, cioè, ci mancherebbe altro. Ho pasticciato parecchio, cioè proprio di testa, proprio pasticciato, ho fatto errori del tipo sono entrato per esempio short e non ho accettato lo stop loss nei termini del modello, nel senso non ho fatto stop e reverse, ho fatto poi lo stop, l'ho accettato, quello sì, perché mi sono veramente ripromesso di non fare l'estremo pasticcio, però non ho fatto ad esempio un reverse, ma quello è uno dei pasticci di questa settimana, uno, ok? Ne ho fatti parecchi. Questo nel durante mi buttava giù da tanti punti di vista, perché già te lo dico seriamente, cioè, allora, ho detto questa cosa l'altro giorno in Trading Room, anni fa una persona mi disse non darti mai in pasto, no, alla società e ancor di meno al web, no? Però poi, nel senso, fatti i cazzi tuoi e non mostrare mai nessun segno di debolezza. L'altro giorno io ho preso parola come ogni giorno in Trading Room e ad un certo punto mi sono commosso, emozionato e un po' pianto in diretta, ok? Mi devo vergognare? Non devo mostrarmi al web da quel punto di vista lì? E
E che cazzo me ne frega, cioè io voglio essere me stesso e voglio cercare di sfruttare questa mia unica vita che ho per essere felice, ok? Compatibilmente con una felicità non di tipo effimero, legata a qualcosa che se c'è sei felice, se non c'è sei triste, ma ad un qualcosa di più vitale, più profondo, no? Quindi detto questo, non racconto ovviamente nessun dettaglio, la mia vita è cambiata. Credimi quando ti dico prenditi cura di te stesso o di te stessa, io lo faccio quotidianamente, il problema è di salute, non mi riguarda, ma è come se mi toccasse non in prima persona, ancora di più, quindi ancora peggio per me perché mi sento impotente, però me ne devo fare una ragione perché me ne devo fare una ragione, ok? Quindi detto questo, continuo con il mio lavoro. Continuo a portarti i risultati, ok? Perché mi sono messo l'obiettivo quest'anno che chi mi vuol seguire, ma soprattutto arrivando al dunque, vuol seguire il modello, può fare dei numeri pazzeschi. Adesso è molto brutto per me parlare di trading perché dovrebbe interrompersi qui il video, ok? Per mostrare ulteriore gratitudine, ho detto qualche minuto fa. Vedo come sto di energia, di tempi, di testa, eccetera, però fare qualche chiacchiera di armonizzazione tra i cicli, no? Con il concetto che ho detto prima, che sono praticamente uno dei primi, se non che il primo, sicuramente con il mio modello ciclico, il primo, poi me l'hanno preso a prestito, va bene così, è normale, nel web capita. Allora vorrei dare il mio punto di vista e armonizzarlo con questi ultimi lavori, ragazzi e ragazze, spaccate, cioè fantastico. Però in realtà questa registrazione sarebbe meglio interromperla. Perché quello è lo stato vitale, ma allo stesso tempo, visto che comunque sono qui, mi rilasso un attimo e tanto, volente o nolente così, indi per cui, apro chiusa parentesi, io vi ringrazio tutti, soprattutto ovviamente chi è entrato in room perché mi state vicino, quindi grazie, anche dal web lo farete. Non risponderò ragazzi e ragazze perché altrimenti creo ulteriori pensieri verso il problema stesso. Insomma, mi avete capito. Quindi grazie a priori perché so che debba io ringraziarvi a priori. Quindi detto questo, no? Allora, chiuso, bam, ok? Parliamo di trading, ok? Che comunque ci può anche aiutare a distendere un po' i nervi il venerdì. Dove, ribadisco, io questa settimana ho pasticciato, ma ne ho fatte abbastanza di cotte di crude. Chiudo la settimana in profitto, ok? Più 0,76. Infatti, rispetto al 15, qualcosa per cento della scorsa settimana, praticamente, sì, qui vabbè, non volevo far vedere, vabbè, l'ho fatto comunque. Allora, metto in pausa un attimo, non per altro, ok, istantaneamente eccomi qui, quindi 16,32% per adesso, ok, quindi sono 3 settimane di trading per adesso, stavo tenendo 8% a settimana, questa settimana ho pasticciato, ho pastrocchiato, va bene, però grazie al modello ne sono venuto fuori, poi chiaramente presumo anche un po' grazie a un po' di pelo e un po' di esperienza, che comunque si impara, no? Se vai con lo zoppo impari a zoppicare, ma soprattutto concentrati sul modello, ok? Lo puoi armonizzare con i cicli e con altre tue idee. Ricordati sempre quello che ho detto l'altra sera. Io non so quante persone, anche qui sono forse troppo schietto e diretto, non so quante persone dopo quel webinar abbiano detto basta con l'analisi tecnica. Non lo so, perché è troppo comodo il giorno dopo andare su un grafico, disegnare, no? Colorare, armonizzare. Sì, però quelli potrebbero essere dei grafici casuali, quindi cerca di operare dove tu abbia delle cause, ok? Bene, detto questo, quindi un po' dai, mi sono anche sfogato, così ho un po' reso pubblica poco questa situazione qui che non cambia niente se non che, come sempre, in meglio, perché di fronte al problema o fai parte del problema o fai parte della soluzione. Io voglio fare parte della soluzione, quindi mi tiro sulle maniche e devo tradare ancora meglio, perché veramente già solo nella giornata di ieri non sfruttare a dovere il modello. Ok, allora, per esempio, ieri c'è stata la BCE.
Benissimo. Allora, il discorso è questo. Alla mattina ero presente, perché lo sono dal lunedì al venerdì, tutti i giorni sostanzialmente. Benissimo, abbiamo fatto, o parlo plurale, ho fatto un long in questa situazione qui. Dopo poi switchiamo sul grafico un minuto, ok? Perché qui il corelogramma diceva c'è una memoria, ok? Tendenzialmente trasmissibile già sin dalla candela, periodo successivo, long, e significativo long, ok? Quindi ho fatto long. Dopodiché poi ho preso qualcosa, ho staccato, perché poi si stava in postazione già dall'1:45, che c'erano i tassi, eccetera, eccetera. Ha messo più una causa long, ok? Poi ho fatto quello che ho fatto, ma la cosa importante che tu ti devi portare a casa è quello che ti dice il modello, ok? Quindi da questa clause il modello diceva long come idea di trading, da questa clause il modello ha detto short, da questa clause il modello ha detto long. Da questa clause il modello ha detto short, da questa clause il modello ha detto short, idem compatate qui. Ok? Benissimo. Poi stamattina ho spiegato delle altre cose, stamattina ho insegnato, se sì, vabbè dai, insegnare è una cosa elevata, enorme, importante. Ho condiviso, no? Come faccio da anni, un'idea decisamente istituzionale che in realtà effettivamente ho un po' un attimino preso a prestito, ok? L'ho adattata alla possibilità di chiunque, diciamola così, nel senso che si può replicare questa cosa che ho fatto vedere sulla metà 3 del 4 e abbiamo capito tante altre robe importanti, no? Che avvalorano la giornata di ieri. Okay? Quindi ieri, proprio perché c'erano degli eventi macro, c'erano dinamiche un pochettino diverse che sono molto favorevoli dal punto di vista della memoria tra le quotazioni. Quindi, ci fossero dati macro importanti, eventi macro importanti tutti i giorni, io godrei ancora di più, ok? Quindi ribadisco, ho inquadrato la pagina di quel diario nel web, eccetera, eccetera. Ti ho fatto vedere che rispetto al 15, qualcosa della scorsa settimana, questa settimana ho fatto neanche un più uno, ma ho fatto dei drawdown non di poco conto, quindi comunque sono molto contento. Ho pasticciato, non sono un robot, neanche tu lo sei. Continuerai a pasticciare perché è sempre il pasticcio dietro l'angolo, ci sta assolutamente. Ma se il modello o i modelli che utilizzi hanno della sostanza, ne vieni sempre fuori. E quindi questa è la testimonianza che voglio portare avanti, ok? Detto questo, queste sono le idee, no? Poi è chiaro che ti faccio un esempio, ma è adesso veramente un esempio. Diciamo a occhio, se da qui parte un ciclo, boom, parte positiva e poi va a farsi la chiusura, e questa è la sgambata finale di fine ciclo, ok, che menzionavo già 20 anni fa, e io ho un modello autoregressivo che mi dà una memoria long, ma ti devo star qui a dire che tu debba andare long, armonizzando le due cose, e che magari queste due cause short tu le possa inquadrare in termini di da qui è partito un ciclo che potrebbe subire una memoria short, ma il ciclo dove lo shorti? Sotto il minimo di partenza e quindi shorti qui sotto, ok? Per esempio. Altresì posso shortare favorevolmente questa perché mi manca ancora la sgambata, questa qua di fine ciclo, ma se da qui per me è partito un ciclo, cosa faccio? Nella successiva candela di ripartenza di un ciclo vado subito short? Ma manco per niente. La utilizzo questa causa per prendere subito magari profitto anziché provare a tenere un po' di più. Poi a tenere un po' di più era meglio, ma col senno del poi sono tutti fenomeni, ok? Quindi viene fuori, amico, amica, scusami, mi permetto, sono sfacciato da quel punto di vista, ma l'energia è quella, ok? Per arrivare a un dunque è così che mi piace fare. Allora, veramente puoi far bene. Poi il pasticcio inglobalo serenamente nella tua giornata, ma non solo quello nel trading, anche proprio su qualsiasi argomento, ok? Bene, ora questo scenario lo riporto sul grafico un minuto e partiamo da qui. Quindi qui ci sono delle cose interessanti e una piccola provocazione. Ho messo uno stocastico sul grafico un minuto 333, ok? 333. Molto più usato in America probabilmente che non in Italia, o meglio dai piccoli trader americani che sono magari più furbi,
perché come nel poker hanno più storico, no, rispetto a noi, ma sulla fine anche loro è così. Ok, ragazzi e ragazze, allora dico ok, poi mi serve veloce perché ho voglia di operare, no? Allora il discorso è questo. Io qui ho questa causa long che è esattamente, te la faccio rivedere, questa qua in close. Ok, benissimo, vengo di qui. E quindi in questa clause io ho un'idea long. Dove la innesco? Come la certifico? Ok? Dal punto di vista di un innesco che me la certifichi o me la filtri, perché presuntamente, diciamola così, magari non andrà bene, quindi la filtro. Quando filtro un'operazione, l'intento è togliere dei costi, togliere dell'operatività. E se tolgo, che ne so, 20 operazioni, per esempio, ok, ovviamente non ne potrò togliere 20 giuste, ma non ne voglio togliere più giuste che sbagliate. Quindi, tendenzialmente, se filtro con questo stocastico 3-3-3, che non vale niente, fine provocazione, nel senso che è una scusa come un'altra per entrare, ok, allora se ne tolgo 20, diciamo che se ne tolgo anche 2, 3, 4, 5 buone, ma 15 cattive, ha un senso, se no cambio filtro, ma il motore è sempre lo stesso. Allora io dico, da qui ho una causa long. Se io ho una causa long abbastanza velocemente, me lo deve il prezzo dimostrare. Quindi faccio uno swing, mi traslo dai rendimenti che sono qui cerchiati ai prezzi. Poi, se invece non voglio usare un filtro, entro subito. Quindi ci sono tante possibilità. La gente deve capire la differenza tra l'innesco e l'idea. Qua c'è l'idea long, pop-up acustico, pop-up visivo, allarme acustico, clicco, spengo il cervello, poi stop, take, ovviamente non ne discutiamo in questo momento qui. Da lì vado long, ok? No, non mi piace andare subito perché vedo che ne faccio troppe, voglio cercare di filtrare un po'. Però ho paura di perdermi un trade. Benissimo, se qui c'è una causa long, dov'è che la certifichi? Il prezzo ha la capacità di andare in ipercomprato? Sì, dove? Cerchiamo di farlo dritto. Da qui. Benissimo, da questa candela vado long. Perché vado long? Perché se poi parte e mi dispiace, e allora prendila, ok? Magari, però fai il test e vedi che prendere tutta la tua size d'ingresso lì, meglio fare una via di mezzo. Non la prendo tutta. Però ne prendo un po', così se parte comunque sono dentro e mi faccio anche lo sforzo a questo punto, essendo un po' più leggero, di far correre, quindi mi automiglioro mentre continuo a fare trading. E l'altra size, l'altra parte, la metto quando, ritornando indietro qui così, sto guardando sotto, mi incroci qui al rialzo. Quindi questi sono due long. Oppure ne prendo uno subito lì, oppure ne prendo una parte qui subito, una parte qui e una parte qui, ok? Punto. Poi, ripeto, con che stop, con che take, lo facciamo in diretta, eccetera, eccetera, ok? Bene, vado avanti. Quindi questo per dare in questo video l'ennesimo esempio che questa roba qui la puoi fare su qualsiasi cosa, ok? Purché quella qualsiasi cosa sia una idea di trading. Quindi se io qui compro subito e non sto lì a guardare queste robe qui sotto per raffinarmi, eccetera, per dire, no? Questa roba qui sotto la faccio per togliere un po' di operazioni, ma se tu vuoi farle tutte, qua è la causa e direttamente anche l'innesco e vai long, ok? Punto. Poi con il buon senso che alla mattina della BCE magari io ho preso 10 punti, mi sembra qualcosa del genere. Ha fatto più di 10, è tornato indietro in split, ne ho presi all'80, 85, 90%, clicco più o meno 9-10 punti, poi mi sotto a 0, eccetera, no? Poi mi andava bene così perché sapevo che volevo riposarmi per operare dalle 13:45. Detto questo, non me ne frega niente di entrare subito, non me ne frega niente se non entrando qui partirà su, chi se ne frega, entro solo qua. Ok? Siccome c'è una causa long, entro lì, attendo che il prezzo abbia la capacità di ritornare in maniera evidente in ipercomprato. Ok? Arrivato là, mi flatto, metto stop a zero, eccetera, eccetera. Ok? Però non ti sto dicendo usa lo stocastico 333 e ancora un 3 per dire per fare trading. Usa la scienza. Quindi qui così, ad esempio, ho anche lavorato, no?
Allora, qui così io ho la causa, mi posta tutto in automatico il modello, io qui vado long, no? Mi va contro di 13 punti, mezzo, 14, 15, poi mi va su, sono in fase, diciamo, di attesa, diciamo così, BCE, più 10 punti, non, da lì non la perdo più, no? Partecipo, se non voglio prendermi 10 punti gratuitamente alla conferenza, vai mai che parta, sono già dentro, ok? Questa è una possibilità. Poi, ad esempio, in questo caso specifico di contrarian, perché qui stava scendendo, no? Ti faccio notare una cosa molto importante, che è un salto importante tra un modello di analisi tecnica e un modello, diciamo, di analisi quantitativa. Allora, chiunque può tracciare questo minimo, no? Questo qua, benissimo, e dire, ok, il prezzo ha rotto questo minimo e mi sembra che abbia tenuto, allora ha fatto il martelletto, vado long sulla chiusura, sopra e bla bla bla, no? Bene, e vedo il grafico che è salito, lo vedo adesso che è fatto, no? Perché poi in diretta ancora le emozioni sono diverse. Allora adesso vedo il grafico e dico, guarda che bello, tracciavo un minimo su questa candela, non sai perché tu, io perché ho una causa long, io umiltà massima. Perché ci sono, e questa settimana hai capito, cose mille miliardi di volte più importanti. Anche questa è inglobata nella mia vita, ma questa settimana mi ha cambiato. Quindi veramente voglio cercare di anche ogni tanto provocarti, però sempre con massimo rispetto, educazione, e sempre di più voglio cercare di. Intanto, se proprio non me la sento di parlare bene di un'altra persona, almeno di stare zitto, ok? Perché mi sembra la via, più intelligente e più saggia, ok? E poi in realtà cercare di parlare bene di tutti, non perché sono diventato scemo, non lo so che cosa, un buonista, eccetera, perché ho toccato con mano e sto toccando con mano delle cose e quelle cose ti fanno capire che l'unica cosa importante è essere felice. Allora, quando tu poi hai parlato male di un qualcuno o di un qualcosa, sei più felice? Tendenzialmente no, no? Tendenzialmente. Allora io preferisco, nel caso, mettere la tendenza al silenzio e al confronto anche. Poi il confronto non sarà possibile con tutte le persone, lo è con chi ti ha accolto nella propria vita, quindi non tutti, no? Ma va bene così, ok? Va bene. Allora, detto questo, il problema dell'analisi tecnica è che se io invece di vedere questo grafico in salita avessi visto poi così, e fossi qui come spettatore, avrei detto: guarda, tracciavi questo livello, quando l'ha ripreso il prezzo non l'ha tenuto ed è andato giù, infatti. E no, ma tu mi devi dire prima se terrà o meno. E la differenza ce l'abbiamo grazie al correlogramma, ai modelli quantitativi che ho spiegato l'altra sera. Poi, vabbè, sì, in questo post metto anche la registrazione dell'altra sera. Allora, io so a priori che questo livello dovrà tenere quando verrà toccato e un po' rotto perché fanno la presa degli stop, perché me lo dice questo. Quindi io ho una memoria attesa per questi 15 minuti forte e poi anche successivi in long. Quindi a priori di fronte a questo disegnino io posso sulla close andare long questo prezzo lì così e mettere lo stop loss lì sotto. Ne prenderò tanti di stop loss, ma sono così piccoli che poi quando i trade mi partiranno ci siamo capiti, ok? Detto questo, se io qui ho una causa long e voglio ad esempio usare il filtro, no? Della conferma della forza o della debolezza, nel 15 minuti successivo alla causa, in questo caso long, vedi che il prezzo non riesce mai a portare lo stocastico in ipercomprato, per cui me ne sto cauto, 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 per esempio, ok? Bene, vado avanti, quindi è così bello fare trading con questa roba qui, ma soprattutto profittevole, che devo stare più attento a evitare di fare pasticci, ma te li sto portando all'attenzione, perché? Perché massima trasparenza, massima onestà e massima crescita per me intanto, perché comunque poi ho tradato successivamente ai pasticci bene, facendo correre con temerarietà e badabim e badabam, va bene tutto, ok? Però ho pasticciato e senza pasticci era una settimana nuovamente serena dal punto di vista tecnico e lavorativo e nuovamente profittevole, come tante persone hanno fatto spegnendo il cervello, come dico sempre, no? Poi sfido sempre chiunque a essere lì in prima persona, voce alta, in diretta, eccetera. Vado avanti, no? Allora, qui così.
c'è una causa short. Allora, entro subito e me ne sbatto. Aspe qui non si vede, vabbè, dai, si vede. C'è una spike fino a qui, che è la rottura del livello e chiude sotto, quindi posso shortare la close, se voglio filtrare con quel concetto lì. Se invece ho paura che se viene giù, perché siamo durante la conferenza, ci sarà volatilità, bada bim, bada bam, allora appena va lo stocastico qui, vedi qui sotto, in ipervenduto, qui così lo prendo short, ribadisco, oppure lo prendo subito in close, oppure lo prendo subito sul primo minuto che mi fa il martelletto, ribassista dopo aver fatto la falsa rottura dei massimi di questi 15 minuti. Se lo avessi aspettato in pullback, vedi che non arrivava in maniera evidente, però nuovamente, siccome ci sta che faccia massimi decrescenti anche l'oscillatore, allora nel caso, poi se è un po' forzato me lo dici, posso provare a shortare qui ancora, soprattutto se l'ho preso anche subito, abbassando poi ovviamente gli stop sul primo massimo decrescente e da qui puntando per banalissima logica almeno a testare questo minimo, poi se accelera bene, se tiene eccetera. Chiaramente alla fine dei 15 minuti mi mette una causa apposta, quindi nuova, tiritera, nel senso che me ne sbatto di tutto e compro subito, chiudendo gli short ovviamente, oppure vado a cercare la falsa rottura di questo livello che a priori so che debba rispondermi in long, non ha tenuto e quindi andavo long, non ha tenuto, eccetera. No, io vado long a priori su questo livello, quindi mentalmente, quindi se vedo questo disegnino, allora quello mi fa stare ancora più tranquillo e clicco in close, qua così, metto lo stop loss lì sotto e faccio andare, per dire, ok? Quindi quella è un'altra possibilità. L'altra possibilità è quando vai in iper, qua così, comprato, perché se ho paura che parta subito, lo prendo lì. Se no, lo prendo dopo che lo stocastico è arrivato qui e quella dopo ha rimbalzato, e quindi lo prendo qui. Oppure, che è anche piacevole e sicuramente più saggio, splitto il mio ingresso in 3-4 punti. Ok? Bellissimo questo, in maniera tale da sfruttare più vantaggi statistici. Punto. In termini di innesco trattino filtro, l'idea è sempre la stessa. Ok? Vado avanti. E qui capisci perché possano tornarti utili dei filtri, ad esempio. Nel senso che se io su questa causa short me ne sbatto, shorto subito, diciamo così, mettiamo un po', shorto subito qui, mi va a favore di 8-9 punti, 10, posso anche non perderla più, ci sta. Ma mi va contro nel caso se metto uno stop loss di 30, di fortuna estrema non mi prende perché va a meno 25, mi ritorna qui, mi va bene prendermene 10 perché ho avuto un po', no? Di stress, lo capisco, lo faccio, riesco a tenere addirittura fino a questa causa qui short e faccio ancora correre, bravissimo, bravissima, ci sta. Quindi quella poteva essere una potenzialità, ovviamente. Un'altra potenzialità poteva essere di nuovo entrare su questo martello. Perché questo martello rompe il massimo del 15 minuti precedente, subito nel 15 minuti successivo entro subito in close e metto uno stop loss qui sopra, quindi entro qui e prendo un piccolo stop, a differenza delle altre che ho fatto correre, per esempio. Oppure vado a verificare se nel 15 minuti successivo, questo qua, riesca il prezzo a portarsi in coerenza con la causa short, uguale, riesce ad andare in ipervenduto? No. Allora cosa faccio? Sto flat, per esempio. Dopo di ragionamento condizionato e nulla di più, che cosa succede? Che va in ipervenduto, ma non entro qui. Sarei entrato al limite qui, per tra virgolette paura che sarebbe potuto subito andare a ritestare i minimi. Però da qui mi lascia una traccia che posso prendere qui, qui così. Perché la tiritera è sempre la stessa. Qui o qui, diciamo. Ok? Perché io qui ho messo una causa short, tendenzialmente si manifesta nel 15 minuti successivo. Se è vero, allora io tendenzialmente vedo subito l'espressione della debolezza, la vedo un po' posticipata, siamo noi che campioniamo ogni 15 minuti, puntini puntini. Qui non entro perché non ho più paura, tra virgolette, che mi parta subito, se parte pace bene, ma siccome sarei potuto entrare subito, sarei potuto entrare qui, sarei potuto entrare qui, entro nel punto che a me tra l'altro più si confà perché è quello da contrario, cioè dopo che è salito e mi dà un primo accenno di ribasso, entro short qui, metto lo stop a 10-15 punti, non di più perché mi ricordo che è scattato da lì e chiaramente punterei a ritornare almeno fino a qui, quindi questo è il trade, ok? Quindi
È chiaro che il grafico è fatto, ma le logiche sono sempre queste. Quindi io ringrazio anche chi entra in gruppo, mi scrive: grazie Fabio, ho preso 10, ho preso 15, ho preso 30, ho fatto correre, ho fatto qua, ho fatto là, grazie di cuore, e io devo stare molto attento a non pasticciare più. Detto questo, per finire, non perché il grafico sia fatto, ma perché è importante capire che tu hai un modello e poi, cioè, il fatto di avere una Ferrari, una Porsche o una bicicletta sotto il sedere non vuol dire che tu, perché abbia uno dei suddetti mezzi, sia chissà chi, o, per dire, no? Nel senso, o non sia chissà chi. Quindi moltissime persone qui presenti salgono neanche su una Formula 1, eccetera, non riescono neanche a partire, ok? Quindi non è che vado in magari vai in pista con la bicicletta, batti uno che sale sulla Ferrari e che non riesce a farla partire, ok? Per esempio. Quindi occhio a indirizzare poi sempre tutte le attenzioni massime su te stesso, su te stessa. Quindi qui il modello mi dice short. Io spengo il cervello, vado short. Mi va contro, mi ridà i minimi, non la perdo più. Perfetto. Se non entro qui, aspetto che magari, anche se questo è in tendenza, vada prima a dimostrare debolezza, tutto quello che ho detto prima, no? Qua aggiungo un'altra e in questo caso specifico unica, diciamo, tra virgolette, unica osservazione in più, nel senso che se io entro qui subito, ok? Una volta che mi va o mi vada contro di 10 punti, 11, e poi mi vada in profitto di 11 o 12, io qui tengo, mi arriva un altro segnale, non lo vado a reiterare, e tra l'altro a 10-11 punti metto stop a 0 sul primo, quindi non faccio un altro short che avrebbe poi assolutamente tribulato. Quindi è chiaro che un po' di interpretazione io la vada a dare, ma su un modello che di suo guadagna, punto e basta. Perché se io ritorno di qui, quindi l'abbiamo guardata sul 15, sull'1, eccetera, eccetera, allora io generico di generica spengo il cervello, questa candela la compro, siccome è basato sul parallelogramma attendo solo la candela successiva, ok? Proprio più basico di così mi sarebbe andato a favore 11 punti, ma mi chiudo qui in close meno 3 e mezzo, meno 4, ok? Da qui che si parte, cioè tu devi partire, devi amichevole, credimi, devi partire da un modello che senza metterci nessuna bravura il modello stesso sia vincente. Poi io qui, anziché meno 4, facciamo il confronto. Che cosa ho fatto? Quando hanno ritoccato il massimo della candela con la causa long e non sono partite, sono tornato indietro e ne ho preso in split 8, 9 o 10. Facciamo anche 8, ok? Va bene. Poi che cosa succede? Qui io compro, io qui poi ho preso profitto, per esempio, più in alto, ok? Quindi posso anche scrivere più 5, per esempio. Invece il modello ha fatto da qui close, tengo tutta la close, perdo 10,87 meno 11. Ok? Quindi io sto andando meglio, però mi baso sul modello che debba funzionare. Vado avanti, questa qua il modello ha venduto qui, magari ho venduto più in alto, però vendo e tengo tutta la candela e prendo 53 punti. E di qui magari, perché sono meno bravo a tenere rispetto a spegnere il cervello, magari entro anche meglio. Vedasi lassù, per esempio. Poi magari qui sul minimo facciamo finta, cincischia, mi viene il dubbio, mi splitto, non chiudo mai tutto, però per dire, magari ne prendo poi a pieno regime 35, per esempio, no? Poi qui vado long, benissimo, tengo la candela successiva come da parallelogramma, che spero sempre di più sia familiare a chi mi voglia seguire, 23 punti e mezzo, 22, diciamo li prendo in entrambe le situazioni, ok? Poi shorto, shorto, di qui mi va a favore subito di 7, 8, 9, eccetera, non la perdo più, sì, è vero, quindi io faccio stop a 0, per esempio, no? E il modello entra qui e perde qui 12,94 meno 13, meno 14, via, ok? Poi il modello entra qui, si prende fino a qui 10 punti, posso dire che li possa prendere anch'io, ma in realtà poi a più 10 metto 0, mi torno indietro, faccio 0, di qua fa più 10. E il modello nell'ultima causa qui entra short ed esce qui e perde 15, meno 15. Però io non la faccio perché tengo a 0, mi prende a 0. Benissimo, allora io può essere vero che possa fare una giornata del genere, 8 più 5, 13,
13 più 22 fa 35 più 35 fa 70 punti. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, toglili un po' di costi, slippage, e fai 60 punti. Su 30 punti metti il 2% o fai il 4%, per dire. Bene, il modello, meno 4, meno 11 fa meno 15. Facciamo meno 15 ancora qui, fa meno 30. Facciamo meno 15 ancora, fa meno 45. Poi facciamo più 10, meno 35. Più questi 5, meno 30. Più 70 fa più 40, con i costi più 30, diciamo. Benissimo. E questo è il concetto che ti voglio far portare a casa. Poi, che tu abbia la competenza, la bravura di armonizzarlo ai cicli, a Elliott, eccetera, tu parti da un modello che è solidissimo. Spero prossima settimana di dare qualche spunto, magari vorrei iniziare a dare qualche spunto anche sui cicli, così gratuitamente al web, mi fa piacere. Chiaramente poi magari armonizzandoci con la scienza che stiamo utilizzando, portare avanti sempre il discorso dei risultati, farti capire che nel caso tu mi voglia seguire, segui non Fabri che sta parlando, ok? Ma segui i suoi modelli, perché io lunedì e martedì assolutamente ho pasticciato, e mercoledì, ieri poi mi sono ripreso. C'è la testimonianza che ti ho fatto vedere lì, l'aggiorniamo. Poi magari tra 2 o 3 settimane, appena avrò digerito un po' le montagne russe di questa settimana qui, le vediamo poi e ne discutiamo, ok? Quindi massima trasparenza, ti faccio vedere sempre il tutto, cerco di spiegarmi al meglio. I modelli sono il top di gamma veramente dal punto di vista scientifico, quindi fanne ottimo uso. Detto questo, stammi bene e abbi cura di te stesso o di te stessa e di chi hai vicino. Ti abbraccio.